Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Come vi ho promesso su Instagram, oggi spacchetteremo, apriremo tutte le caselle del nuovissimo calendario dell'avvento di Dior. Guardate quanto è bello all'interno, è veramente veramente meraviglioso. È appena uscito e io subito tac l'ho ordinato per farvi il video perché quest'anno non sono mai stata particolarmente interessata ai calendari dell'avvento beauty makeup. Quest'anno ne ho visti tantissimi luxury che mi fanno impazzire e vi devo dire che ne ho ordinati diversi per farvi video, quindi spero che vi piaceranno. Il primo appunto deve essere lui, ragazzi. Non vedevo l'ora che mi arrivasse e penso che possa essere anche molto utile per chi decide di acquistarlo, insomma, perché non è una spesa indifferente e sapere che cosa c'è all'interno di ogni singola casella. Secondo me vi può far appunto decidere se ne vale la pena oppure no. Non solo per questo, ma naturalmente stesso discorso per tutti i calendari dell'avvento. Quindi io direi bando alle ciance, ragazzi, sono troppo curiosa, quindi iniziamo subito. Cerchiamo assieme, perché è un po' difficile, cerchiamo assieme la prima casella. Eccola qui, trovata subito, sta qui in alto. Ve lo metto vicino così potete vedere bene anche voi. Allora, com'è che si apre la casella? Ah, ok, ci sono tipo le porticine. No, vabbè. No, vabbè, bellissima. Casella numero uno, io impazzisco, ragazzi, da piccola li collezionavo questi mini size dei profumi, non i campioncini, badate, ma i mini size, cioè la stessa identica bottiglia del full size, però piccolina. E questa è, oddio, io ce l'ho questo profumo. Se avete visto il video sulla mia collezione di profumi, ve ne ho parlato. Questo è il Miss Dior Rose and Roses, molto floreale, molto fresco e sbarazzino. Come profumo, cioè quanto può essere bella questa boccetta, ragazzi, che meraviglia! Direi che iniziamo davvero in bellezza. Ma solo io con i calendari dell'avvento non riesco mai a trovare le caselle. Sto qui da mezz'ora, ok, l'ho trovata. Sto qui da mezz'ora a cercare la casella numero 2, che adesso visto sta qua sotto. Anche questa ha le due porticine laterali. No, vabbè. Devo stare attenta perché io poi voglio rigorosamente richiudere tutto quanto, perché poi voglio andare ogni giorno ad aprire la mia casella, anche se ormai già saprò che cosa c'è all'interno, però voglio andare poi effettivamente a godermelo questo calendario, ok? Seconda casella numero 2, abbiamo il Forever Skin Glow fondotinta in colorazione 2N, che visto che sto continuando imperterrita ad utilizzare l'autoabbronzante, quello di Diego Dalla Palma, sia per il viso che per il corpo, infatti ho ancora un po' di colore che mi fa sembrare non particolarmente, cioè non morta da troppo, e questo appunto forse il 2N potrebbe quasi andare bene. Molto carina la mini confezione, non so per quanti utilizzi possa essere in realtà così piccolina, cioè penso 3 volte le utilizzate, 4 proprio ed è finito, però può essere una buona idea per provarlo, per testarlo. Casella 3 l'ho vista subito, è qui a lato e vediamo un po'. Adoro il fatto che si aprono tutte così queste caselle, sembra veramente di aprire una finestra e di effettivamente andare a, cioè appunto, aprire le finestre di questo palazzo parigino bellissimo. C'è anche la Torre Eiffel. Da qualche parte l'avevo vista, sì, eccola. Eccola qui un po' nascosta, ma c'è. Casella numero 3, abbiamo il profumo Sauvage, che se non sbaglio è quello con Johnny Depp come testimonial. Sì, ho controllato ed effettivamente si tratta di un profumo da uomo, quindi questo è un po' un nì, perché voglio dire che me ne faccio il profumo da uomo, se vi piacciono, ok. Ci sta, a me particolarmente i profumi da uomo non piacciono, quindi Vediamo se la casella 4 ci offre qualcosa di meglio. Sempre con molta delicatezza. No, vabbè, bellissimo. Questo è fantastico, questo ce l'ho anche in full size del Lip Maximizer. Quanto amo io i mini size, queste taglie piccoline mi fanno impazzire. Devo dire che anche qui, appunto, di prodotto non ce n'è tantissimo, naturalmente, secondo me
5-6 utilizzi perché sono 2 millilitri, però questo è un prodotto fantastico, ragazzi. La colorazione è la 001, in realtà è trasparente e questo va a fare un po' di pizzicorio sulle labbra e te le rende più voluminose. Quanto mi sta piacendo aprire le caselle assieme a voi, ragazze, vi giuro. Cioè, quest'anno con i calendari dell'avvento io sto impazzendo. Ne ho trovati tantissimi online e adesso sta diventando tipo la mia tipologia di video preferito. Dopo questo video mi piace troppo. Allora, cerchiamo la casella numero 5, che mi sa sarà anche quella da questa parte. Sì, eccola qua. Vediamo. L'unica cosa un po' scomodo da tenere per farvelo vedere. Allora, no, vabbè, bellissima! No, vabbè, troppo bellina. Questa è una mini size del profumo Jean Dior. Pensavo fosse l'eau de toilette, visto il colore così chiaro, ma in realtà è l'eau de parfum, quindi è il più concentrato ed il più forte come, appunto, come profumo. Naturalmente Dior è molto conosciuto per i suoi profumi, quindi mi aspettavo che ce ne fossero parecchi nel calendario dell'avvento. Tutto sommato, io amo i mini size, adoro, voglio vedere se c'è. No, ovviamente non c'è la pompetta spray perché sarebbe dovuta essere millimetrica, però c'è appunto il classico applicatore. Adoro, adoro, adoro. Io appunto, io ho un debole per questi mini size, però naturalmente vi devono piacere. Secondo me sono molto utili anche per quando viaggiamo. Casella numero 6, l'ho intravista e sta qua sotto. Andiamo ad aprirla. Qui mi sa finalmente il primo, alla sesta casella abbiamo il primo prodotto skin care, ragazzi. E qui secondo me di prodotto non c'è neanche poco. Scusatemi se la luce sta cambiando. Sono davanti alla finestra, ci sono nuvole, sole, quindi appunto ogni volta è diverso. Super Potent Serum ed è un siero anti-age, quindi molto molto interessante. Non lo conoscevo questo prodotto, ma utilizzo molti prodotti della skincare di Dior e li adoro. E tra l'altro, quanto è carino questo flaconcino mini che è identico a quello in full size, in tutto e per tutto, però appunto così piccolino, e questo è da 10 millilitri. Casella numero 7 la troviamo qua sotto. Apriamola assieme, vediamo. E qui, wow, no, vabbè, ragazzi, questo è bellissimo. E vi devo dire, questo è il mio smalto Dior. Aiuto, sto distruggendo mezza scrivania. Questo è il mio smalto Dior preferito di tutti i tempi. È il Rouge 999. È un rosso, è il rosso perfetto, che secondo me è abbastanza neutro per poter stare bene sia con i sottotoni freddi che co con i sottotoni caldi, appunto, perché sta un po' nel mezzo. Amo vedere questo mini size che è sicuramente più piccolino rispetto naturalmente al full size. Qui ci sono 7 millilitri, però vi devo dire non è male come boccetta di smalto. Mi piace moltissimo l'idea di averci messo uno smalto. Dior è molto conosciuto anche per i suoi smalti e questo, secondo me, la scelta di inserire questo colore, che è il rosso classico, super super azzeccata. Siamo già alla casella 8, non voglio che finisca questo video. La casella 8 è qui in alto. Praticamente stiamo accedendo alla mansarda del nostro palazzo parigino. Non vedo ancora che cosa c'è. Ah, ok, questo è un altro, decisamente questo è un altro profumo. Molto carino, anche il fatto che ci sia la mini confezione, proprio come nel full size, sono identici ai full size però fatti piccolini. Questi, se non sbaglio, sono dei profumi relativamente nuovi in casa Dior. Per quanto mi riguarda, le profumazioni non mi fanno impazzire, ce ne sono altri che preferisco, tipo il Miss Dior, anche il Jean Dior, però appunto va a gusti. Casella numero 9, ci siamo. Ta-ta-ra, ta-ta-ra, mi sto divertendo troppo. Qui un altro prodotto skin care molto interessante, la mousse micellare, diciamolo in italiano, che faccio prima. È un detergente delicato per il viso. Siamo già alla casella numero 10, che ho intravisto anche questa qui nella mansarda. Qui c'è un altro profumo da uomo, questo è il Dior Homme
Dior Homme, non so dirlo in francese. Appunto, altro profumo da uomo, non impazzisco. Oh mio Dio, sì, non mi piacciono per niente i profumi da uomo. Un po' mi dispiace che abbiano inserito diverse cosine da uomo, però è anche comprensibile, voglio dire, per quanto mi riguarda, però non so cosa farci. Casella numero 11, eccola qua. Questa è bella grande, chissà che cosa ci sarà. Altro prodotto skincare, mi sembra. Questa recupera un po' la delusione del secondo profumo da uomo della linea Miss Dior, una crema per le mani, quindi adoro, adoro, deve avere il profumo. Sì, no, vabbè, fantastico! Crema mani con il profumo del profumo Miss Dior. Fantastica, non so naturalmente se sia molto idratante oppure no, la proverò, ma il fatto che abbia il profumo del Miss Dior, adoro. Casella numero 12 che stava proprio qua in mezzo ed ho impiegato una vita a trovare. Wow! C'è la Capture Total, quindi se prima c'era il siero di questa linea Capture Total, adesso abbiamo trovato anche la crema per il viso. E anche questa è una crema anti-age, anti-rughe, liftante e quindi molto carino, veramente troppo troppo bello questo pack. Casella numero 13, voglio troppo farvele. Oh! No, perché? Vabbè, vabbè, è l'unica, dai, metà, ho strappato metà, ho cercato di fare con più attenzione possibile e qui finalmente oserei dire, perché di prodotti make-up ne abbiamo solo tre, ok, sì. Per adesso c'era il Lip Maximizer, il campioncino del fondotinta e il mini smalto. Finalmente, altro prodotto make-up, questo è il mascara Dior Show Iconic Overcurl, che se non sbaglio ha lo scovolino, sì, ha lo scovolino con questa forma tipo ad U praticamente che va a piegare le ciglia verso l'alto. Questo mascara che avevo, non so se ce l'ho ancora, l'ho finito, avevo in full size e mi era piaciuto moltissimo. Pettina molto bene le ciglia e le lifta davvero, le fa rialzare tantissimo, quindi ovviamente ce n'è pochissimo dentro, però quando viaggio, ragazzi, questi sono i salvavita, queste robe piccoline, che non voglio portarmi cioè tutti i full size che occupano tanto spazio e pesano, e questi sono fantastici. Molto molto apprezzato anche il mascara. Casella 14, ragazzi, siamo alla 14, significa che siamo già ben oltre metà. Cioè io impazzisco perché ogni roba che vedo mini size impazzisco, mi piace. Anche questo prodotto skincare, questa è una crema per il viso Dior Prestige, molto conosciuta come crema, non l'ho mai provata e sono curiosa di vedere com'è. All'interno, ci sono molto piccolina, ci sono solo 5 ml, quindi praticamente veramente solo per provarla e per vedere se mi piace. Ormai sono poche le caselle ancora da aprire. Casella numero 15, vediamo un po', altro prodotto make-up. Forse i prodotti make-up sono quelli che mi ispirano di più, avrete notato. Ta-da! Questo mini rossetto, chissà che colore sarà. Wow, fantastico! Anche questa secondo me è scelta azzeccatissima perché è lo stesso colore, se non sbaglio, sì, 999, è lo stesso identico colore, 999 è proprio il colore di questo rosso di Dior e secondo me hanno fatto molto molto bene ad incorporare sia lo smalto che il rossetto, anche perché poi una volta finito il calendario dell'avvento si possono indossare entrambi a Capodanno. Molto molto bello, ho già lo smalto appunto come vi ho detto prima, ma non avevo, almeno non credo di avere il rossetto proprio di questa tonalità di rosso. Bellissimo, devo dire, davvero il pack assolutamente identico al prodotto in full size. E questo è lo swatch del colore, appunto, come potete vedere, è un rosso
molto neutro come sottotono, è un bel rosso rubino classico. Casella numero 16, ta-ta-ra, ta-ta-ra, l'ho già intravisto, e vai, un altro profumino, sempre della linea Miss Dior, e questo è il Miss Dior classico, l'Eau de Parfum, però appunto non l'avevo mai visto con questo fiocchetto di questo colore. Vabbè, non ve lo ripeto più che mi piacciono un sacco i mini size, quindi anche questo ci piace. Numero 17, siamo praticamente agli sgoccioli. Devo stare super attenta perché non voglio strappare altre caselle. Qui vedo un altro prodotto make-up. Questo è, allora, se prima abbiamo trovato il Forever Skin Glow, adesso vedo che è la versione appunto per pelli secche, normali secche. Questa era la versione glowy, mentre adesso ho trovato anche la versione matte, cioè la versione del fondotinta Forever. La colorazione è sempre la 2N, che appunto incrociando le dita dovrebbe andarmi abbastanza bene. Sì, secondo me come colorazione, forse sulle mani no, perché sono un pochino più pallide del viso, perché metto l'autoabbronzante sul viso, poi sulle mani anche lo metto quello del corpo, però poi lavandole secondo me se ne va. Però potete vedere che stendendolo bene o male sparisce la colorazione, quindi appunto dovrebbe essere giusta. Anche qui di prodotto ce n'è pochissimo, però mi piace molto l'idea che abbiano fatto sia la versione, cioè che abbiano inserito nel nostro calendario, sia la versione per pelli secche che quella per pelli miste grasse. Casella numero 18, altro prodotto di skincare, è sempre della linea Capture Total. Abbiamo il siero per il viso, quindi la crema per il viso, è sempre della stessa linea. Adesso abbiamo trovato il contorno occhi. Eccolo qui, il Super Potent Eye Serum, e mi piace molto che abbiano inserito anche questo in modo un po' da completare la linea. Casella 19, quanto mi dispiace che siamo vicini alla fine, ragazzi. Vediamo un po'. Non conoscevo questo prodotto, si presenta così, molto curiosa secondo me la texture. Linea Dior Prestige, la Micro Lotion The Rose, quindi è una lozione equilibrante e nutriente per il viso, fantastica, quindi se equilibrante deve essere formulata per le pelli miste, molto molto interessante, quindi sono curiosa di sentire se effettivamente sa di rosa. Sì, sa effettivamente di rosa, ha un profumo buonissimo. Siamo arrivati alla casella numero 20. Vedete prima voi quello che c'è all'interno di me. Abbiamo un altro profumo sempre in questa scatolina di carta e questo è il Grease Dior. Questo forse potrebbe essere di questa linea il mio preferito, anche se appunto non impazzisco per nessuno dei profumi di questa linea, sono i profumi che meno mi piacciono di Dior, però appunto questo non è male, ma ripeto, va a gusti, magari per voi sono i profumi più buoni del mondo. Casella numero 21, siamo ormai arrivati proprio agli sgoccioli. Wow, sempre della linea Dior Prestige. Eccola qui, packaging bellissimo, abbiamo anche l'Advanced Serum. Mi piace molto che inseriscono prodotti della stessa linea, quindi abbiamo sia la lozione che il siero. Purtroppo abbiamo già aperto tutto questo lato sulla sinistra e adesso arriviamo alla casella numero 22, che sta qui in basso. Ecco, forse così ci riesco. Numero 22, abbiamo un rossetto, altro prodotto beauty, e questo è in colorazione 100, si chiama Nude Look ed è un matte fantastico, adoro, perché i miei, lo sapete tutti ormai, che cosa ve lo dico a fare, li indosso sempre, io amo i rossetti nude, specialmente se sono matte, è il colore perfetto per me, un nude stupendo, non troppo chiaro, proprio come piace a me. Siamo alla penultima casella, purtroppo, la 23, eccola qui. Non voglio che finisca. E
qui abbiamo a sorpresa un altro mini size del Jeu Dior, ma questo si differenzia rispetto a quello di prima, che era questo, perché come potete vedere il colore è decisamente più giallino, più scuro di quello che abbiamo aperto adesso. E se quello di prima era il Jeu Dior Eau de Parfum classico, questo è il Jeu Dior Eau de Parfum infinissim, non lo so, ditemi voi come si pronuncia, ma dovrebbe quindi essere, sì, è decisamente, è più intenso, un po' diverso rispetto all'altro. Anche questo buonissimo. E siamo arrivati all'ultima casella, ragazzi, e la più importante, cioè la casella del 24 della vigilia, che è la più gigantesca di tutte, sta proprio appunto, lo vedete, al centro del nostro calendario. Vediamo che cosa si cela dietro a questa casella gigantesca. Ta-da! Non so che cosa sia, una scatolina. Oh wow! Beh, devo dire che penso che sia un full size, perché è parecchio grande. Ah, ok! È una candela profumata. Io avevo un'altra candela profumata di Dior, che era stato un regalo, e l'ho amata. Quindi vi posso... No, vabbè. Ragazzi, quanto è bella, oh mio Dio, vorrei esporla subito a casa, ma non posso, no, devo rimettere tutto nel mio calendario, Nicole, no, però è troppo, il profumo è buonissimo, molto neutro, niente di assolutamente troppo forte, però ha un po' il profumo della boutique Dior, ragazzi, mi ricorda un po', io ho scoperto di non essere bravissima a descrivere i profumi, perché non so i nomi delle note, però sono molto brava a dirvi quello che mi viene in mente, e annusando questo profumo mi viene in mente una di quelle case vacanza americane sull'oceano, però con il mare comunque mosso, ma con l'odore degli alberi e... E tu che stai sul porticato di casa tua, nel bel mezzo del nulla, con l'oceano davanti. Questo è esattamente il feeling che io ho da questa candela. E si chiama 30 Montaigne, che è l'indirizzo, se non sbaglio, di Dior a Parigi, della boutique originale. Ed eccola qui da vicino, così potete vedere bene il vasetto. Troppo bella, questa è la candela, appunto, profumo buonissimo e pack stupendo. E questo, ragazzi, è tutto per il nostro calendario dell'avvento, l'abbiamo spacchettato completamente. Spero che vi sia piaciuto questo video e vi avviso appunto che ne ho diversi altri per quanto riguarda i calendari dell'avvento luxury da farvi vedere. Non so se un nuovo video uscirà domani, vi farò un video dedicato in cui vi spiegherò perché non sto più rispettando la mia agenda di caricamento, che era dal lunedì al venerdì, quindi ve ne parlerò meglio in un vlog o in un video chiacchiericcio, ma appunto penso che il prossimo video sarà un altro spacchettamento di un altro calendario dell'avvento che vi piacerà moltissimo. Quindi, mia family, questo è quanto per oggi, venite qua ad abbracciarmi come sempre, vi abbraccio forte 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 forte, io vi mando un bacio grandissimo perché vi voglio tanto bene, ci vediamo al prossimo video, ciao.